Nell'agosto del 2000 arrivò in Italia una ragazza ecuadoriana per fare volontariato al Giubileo. In quel periodo stava attraversando una fase complicata all'interno della sua famiglia, è per questo che preferì allontanarsi. Il tempo previsto di rimanenza erano 2 mesi, tuttavia decise di fermarsi lì per un altro po' e così passarono 19 anni. In 19 anni accadde di tutto, cominciando dal fatto che dopo 2 anni si ritrovò tra le braccia una bimba tutta sua. Quella bimba sono io. Lei ha fatto del suo meglio per crescermi in un mondo diverso dal suo, ma certamente la mia vita non è stata come quella dei miei coetanei, così come le esperienze. Nonostante ci trovassimo al di fuori del mio paese di origine, i miei genitori sono riusciti a crescermi con i valori e i principi che si hanno là. In quegli anni, così come ora, era complicato mantenere le famiglie per gli immigrati. Infatti, tra una cosa e l'altra, mia madre cercava di dedicarmi tempo, ma era impossibilitata per via del lavoro. Noi abitavamo ai confini di Roma e quindi vivevamo in fretta e furia, per così dire. Ci alzavamo presto e tornavamo molto tardi a casa. Delle volte dovevo fare dei compiti che non comprendevo e dovevo aspettare la sera tardi così che potessero aiutarmi i miei genitori, solo che nella maggior parte dei casi tornavo a casa stanchissima e alla mattina seguente me li ritrovavo svolti. Devo dire che non sono mai stata vittima di bullismo, ma fin da piccola mi sono sempre sentita diversa, sia fisicamente che mentalmente. Ho sofferto per questo vari anni e ciò mi rendeva difficile avvicinarmi alle persone per fare amicizia. Non perché gli altri fossero razzisti, ma perché io stessa mi facevo da parte. Solo col passare degli anni ho imparato ad apprezzare la mia diversità. In fondo è ciò che mi rende speciale.